Eccoci qua, bentornato e ciao da Franco. Ricordati che questa qui è la lezione 1. Quindi se non hai visto la lezione premessa, torna indietro e vai a vedertela perché altrimenti non riesci poi a comprendere bene cosa andiamo a risolvere di così importante e pressante per te che ti stai avviando alla carriera di investitore immobiliare. Ok, ricordati, questa è la collana video come posizionarsi in 120 giorni e ottenere finanziamenti senza le garanzie delle banche. Ok, parliamo in questa lezione, la numero 1, calamita per investitori. Come fanno investitori moderni che fino a ieri non esistevano, che concludevano solo la loro operazioncina con il loro budget, magari ne facevano anche due o tre all'anno, ma con enormi sacrifici. Come fanno oggi questi investitori, sfruttando cose che sono disponibili in rete tranquillamente, ad essere finanziati e anzi ricercati perché si sono dimostrati poi capaci e hanno fatto concludere ottimi affari anche per coloro che gli hanno dato fiducia. Allora, intanto ricordati che questo è un percorso gratuito formativo, è composto da una serie di video lezioni, quindi devi guardarle dall'inizio alla fine se vuoi raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è quello di farti diventare una persona informata, soprattutto con un piano d'azione che ti permetta di poter lavorare in anticipo su quello che oggi ti serve per forza di cose se vuoi operare nel settore immobiliare. Lo devi fare prima, altrimenti avrai sempre il problema del capitale. Allora, per vedere anche le future lezioni, che ricordo non sono state pubblicate le prime due o tre, ma le altre le sto inserendo mano a mano, quindi ho bisogno di un po' di tempo. Per non perderti le nuove, devi soltanto iscriverti al canale, clicca su iscriviti, attiva la campanellina in automatico. Come ne metto uno nuovo, ti arriva la notifica su YouTube in maniera tale che cerchi di finire questo percorso nel minor tempo possibile. Se non hai iscritto ancora webinar nel video precedente, scrivi webinar nella sezione commenti, che ti darà diritto ad essere mio ospite in un webinar di novembre 2022 chiamato Il colore dei soldi. Andremo ad approfondire con dovizia di particolari le strategie di questa collana video, ma soprattutto ti spiegherò passo passo un altro metodo completamente diverso da quello che vedrai in questo momento, che ti permetterà di essere un'autorità e avere tantissimi capitali a disposizione che ti arrivano in una maniera diversa da quella che ti spiego in questa lezione, che comunque anche queste tecniche qui sono super redditizie. Non è rivolto ovviamente a investitori di capitale, cioè quelli che vogliono solo mettere dei soldi e avere un rendimento. In quel caso lì scrivi consigli e ti darò delle dritte, ti farò veramente conoscere delle situazioni che è meglio, insomma, sapere prima in modo tale che tu potrai operare in maniera super super consapevole. Andiamo avanti, ragazzi. Quindi ricordiamoci cosa abbiamo detto nel video precedente. Abbiamo un problema, eh? Abbiamo un grande problema. O lo avremo presto, quindi se stai per iniziare avrai ben presto questo problema. Se hai iniziato da tempo e sei ancora lì che ti trascini con quella cacchio di operazioncina annuale, o sei sempre lì alla ricerca del socio amico, o trovato su Facebook che ti dia quattro spiccioli per partecipare insieme, poi finite per litigare e ammazzarvi con quelle associazioni in partecipazione. Bene, devi seguire questa serie di video. Tra l'altro sono lezioncine gratuite, io sono genovese, ragazzi, e non prendo un centesimo per questo contributo che vi do. Metti un like quindi, ripagami con un like in modo tale che potremo coinvolgere altri investitori che hanno questo tipo di problema pressante. Far conoscere queste situazioni qui e le soluzioni non ti crea assolutamente concorrenza. Il settore immobiliare è vasto, abbiamo un patrimonio immobiliare in Italia che è infinito e c'è spazio per tutti. E soprattutto cerchiamo di dare la possibilità alle persone che sono sempre in lotta con il budget di trovare delle opportunità, perlomeno conoscere delle soluzioni. Poi sarai tu l'ultimo giudice, deciderai te cosa fare o non fare. Allora, se vuoi operare e mettere in pratica le tue capacità, hai bisogno di soldi, di tanti soldi. E devi sapere quanto budget hai acquisito, non il tuo budget.
anche se tu hai 5 milioni di euro di liquidità in banca, saresti un folle allo 0%, ma lasciamo perdere, metti anche che li hai ereditati, non puoi operare con i tuoi soldi, in quanto è un concetto sbagliato e prima o poi li finirai e sarai punto e a capo. Va bene? Quindi devi avere soldi e devi sapere quanti soldi hai a disposizione in modo creativo, quanti soldi, in modo tale che ti potrai muovere e spaziare in maniera consapevole, saprai cosa offrire, cosa cercare e dove cercarli soprattutto. I soldi. Abbiamo diverse ipotesi, dalle più banali ovviamente, cioè o li hai già, ma quanti sono poi? Tanto finiscono prima o poi, nel mattone non bastano mai, o te li danno le banche, ma anche qui o sei già una SPA per avere capitali ingenti, oppure se hai la tua SRL immobiliare aperta con 10.000 euro di capitale versato, secondo te una banca ti dà i soldi a te per un'operazione da 700.000 euro? Magari te li dà, ma vuole come collaterale la garanzia tua della persona fisica, di tuo papà, l'ipoteca sulla seconda casa e sulla terza, sulla quarta, sulla quinta, e forse ti danno una volta qualcosa, ma per i successivi 500.000 euro devi aspettare di chiudere la tua posizione con la banca, perché non ti danno fiducia due volte a meno che non metti altre garanzie. Insomma, è impossibile scalare una situazione di questo tipo e farla diventare un'attività da immobiliarista. Oppure te li fai dare da società apposite, e ne parliamo in questa serie di video. Società che hanno tutti gli interessi, non sono benefattori, hanno tutti gli interessi a trovarti chi ti può dare i soldi. E ricordati questa frase: queste società non ti danno un centesimo, queste società guadagnano dal mettere in comunicazione investitori di capitale e proponenti operazioni immobiliari. Oppure fai in modo, e ti consiglio di queste due O, le ultime due O, di farle diventare il tuo pane quotidiano, o fai in modo di diventare un'autorità nel settore della comunicazione, ok? Nel settore della comunicazione, utilizzando determinate strategie, e fare in modo che siano le persone che non hanno le tue capacità a offrire a te i loro soldi e non tu a chiedere i soldi a queste persone. Se vuoi risolvere anche questo problema, soprattutto non un problema, vuoi avere anche te questa strategia che è utilizzata in Italia da tantissime persone, quindi non ti sto inventando l'acqua calda, ok? Se vuoi utilizzare anche questa strategia qui, basta che scrivi webinar, nel colore dei soldi parlerò anche di come mettere in piedi una situazione di questo tipo, anche se parti da zero esperienza e da quattro spiccioli che hai in banca. Te lo assicuro, sono cose che ci sono tutti i giorni e sono tutte persone serie, tutti professionisti che fino a ieri avevano 30.000 euro magari di reddito da lavoratore autonomo e oggi hanno delle situazioni che sono da urlo, tutta roba guadagnata, niente è stato rubato, e tutte persone serie e grandi, grandi professionisti. Come vedi, non ti faccio nomi in maniera tale che tu ti puoi fare poi le tue ricerche dopo che ti ho dato i dettagli e sapere dove andare, soprattutto a cercare. Bene, il webinar, il colore dei soldi. Come diventare la massima autorità nel settore, scegliere le persone che vogliono sfruttare le tue competenze. Ricordati che nessuno è un missionario nel business, quindi se uno ti dà i soldi è perché vuole sfruttare un qualcosa che lui non ha. E quindi devi ragionare in maniera diversa. Sei tu che dai l'onore di poter usare i loro soldi, e mentre loro sono al mare, tu sei a lavorare per loro. Ok? Questo è molto importante, scrivi webinar e ti divertirai veramente. Allora, il sistema migliore, torniamo alle cose nostre, è ideale per poter ottenere, scusate, il sistema migliore è ideale
Ho messo l'accento sulla E, ma era E ideale, perché quello l'ho letto male. Quindi toglici l'accento, il sistema migliore e ideale per ottenere finanziamenti infiniti, poi te lo dimostrerò, ma farai anche te delle ricerche. Si chiama crowdfunding immobiliare. Attenzione, questo non è un corso sul crowdfunding immobiliare. Assolutamente. Questa è una serie di lezioni per fare in modo che tu possa entrare in contatto con capitali infiniti, e il fatto soltanto di conoscere la parola crowdfunding e di iscriversi a una piattaforma e di mandare il curriculum, chiamiamolo così, per essere finanziato, non ti serve a niente, perché non ti daranno mai un centesimo. Se segui queste lezioni fino alla fine, vedrai che dirai: cazzarola, grazie Franco, ora mi hai dato un metodo per poter arrivare a corte. Ok? E ripeto, io non ti farò mai il nome di nessuna società di crowdfunding. Io non ho società di crowdfunding, al momento non ne ho, anche se devo dire che è molto interessante possederne una. Ma detto questo, non ho nessun interesse che un crowdfunding ti finanzi. Quindi sono tutte strategie che ti rilascio perché mi stai seguendo da tempo. Allora, lo schema ultrasintetico, ripeto, non è un corso crowdfunding, è un corso per un proponente un affare, quindi è un corso per investitori che vogliono essere finanziati. I soldi funzionano così: tu proponi l'affare, la raccolta del denaro te la fa la società di crowdfunding, che non ti dà loro, non ti dà nessun soldo loro, perché non sono operazioni dove il crowdfunding ti coinvolge, in quel caso lì entriamo in altri campi, e finanzi l'operazione. Oggi ci sono immobiliaristi, lo sono diventati grazie al crowdfunding, prima non lo erano, poi scopriremo perché, che oggi propongono l'affare e senza nessun problema il crowdfunding gli trova i soldi. Addirittura a volte vengono trovati i soldi in meno di 40 minuti. Tecnicamente, mediamente in 9 giorni, quelli un po' più sconosciuti, e ti finanziano l'operazione. Il crowdfunding fa un'analisi prima interna e poi esterna. Vedremo perché. Questo è importante. Ricordati che qui faremo una lezione apposita. Se capisci come funziona qua dentro, riesci a proporre affari giusti. Poi ti emettono un rating la società esterna, vuol dire che l'operazione sta in piedi e hai delle A oppure hai delle B. Ricordati che il rating, ti anticipo una chicca, ne parleremo più avanti. Il rating non è perché tu hai già 1 milione di euro, perché tu sei una persona linda, precisa, che metti le ipoteche, eccetera. Non c'entra niente. Il rating in un'operazione di crowdfunding non è collegato alla tua figura e ai tuoi redditi o alle tue proprietà. E questo è già un vantaggio. Poi, ovviamente, finanziato o bocciato. Tendenzialmente, ti anticipo un'altra chicca. Conclusa la prima operazione, quasi tutte le altre sono al 99,9% finanziate. Oppure, come funziona soprattutto all'inizio, te le bocciano tutte e tu puoi continuare a proporgli affari che non ti rispondono neanche, perché sei una perdita di tempo, non hai capito come bisogna proporre l'affare, con quali condizioni. E non è la condizione: io do un interesse superiore oppure ci metto un po' più di soldi io. Non è quello. E io te lo insegno. Ma ragazzi, quando l'avete scoperta questa cosa qui, avete in modo di strutturarvi per arrivare lì davanti e fare in modo che queste società di speculazione, queste sono società di intermediazione. Come io sono anche agente immobiliare, guadagno una provvigione se metto in comunicazione 2 o più persone per la conclusione di un affare immobiliare, queste società sono società di intermediazione che mettono in contatto te che proponi un affare a persone che hanno detto: io ci metto 1.000 euro, io ci metto 10.000 euro, e ne hanno migliaia, ovviamente le più famose. Loro guadagnano se riescono ad approvarti l'operazione e le persone ti danno i soldi, guadagnano una commissione, e parliamo di milioni di euro negli anni, perché è ovvio che hanno un movimento elevatissimo. Gli interessi sono comuni, quindi la società di crowdfunding, quando ti dice di no, non è perché è cattiva, loro ci perdono soldi, no?
Se ti dicono di no, c'è un motivo. Il motivo è perché non ti sai presentare. Qui non si tratta di parlare o di essere più bravo nel marketing. Assolutamente. Esistono dei protocolli, degli step che io ti spiego e tu dovrai mettere in pratica. Una volta che ce l'hai fatta, poi ti dirai, cazzo, com'è facile. E dirai, beh, se non c'era quel Franco lì, ero ancora lì a chiedere all'amico se facevamo l'associazione in partecipazione, che il 99 su 100 finiscono poi a coltellate, successo, oppure azioni legali. La società quindi ti mette in comunicazione con investitori di capitale iscritti alla loro piattaforma per finanziare la tua operazione. Non esiste calcolo di fattibilità basata su redditi o garanzie. Non esiste questo tipo di calcolo, va bene? Se no vai in banca, giustamente, ti costa anche meno il tasso di interesse. Non è quello, ed è una cosa positiva da un lato. Dall'altra parte devi saper superare determinati ostacoli di competenza e preparazione. Più soldi girano e più queste società guadagnano l'ira di Dio, perché loro guadagnano dal volume interscambiato. Loro non mettono soldi nella tua operazione. Loro non riconoscono l'interesse agli investitori di capitale, sei tu che sostieni la baracca. Quindi ricordati che loro hanno bisogno di te, ma ovviamente loro vivono di fiducia, di immagine, del moment. Il momento è positivo, le persone stanno guadagnando e il mercato dà fiducia. Se invece iniziano per ingordigia a finanziare cani e porci, che non seguono bene i requisiti, è matematico che poi l'operazione non viene conclusa, gli investitori perdono i soldi, è ovvio che esistono i media e questo sistema crolla per loro e per tutti quanti. Si basa solo sulla fiducia, non si basa su garanzie ipotecarie. Ok? Quindi va da sé che una grande società di crowdfunding, che magari è quella che vedi anche in televisione, la prima che c'è in Italia, eccetera, finanzia te che sei arrivato ieri, ma non vuol dire perché sei arrivato ieri, ma finanzia te che non hai fatto tutti i rigidi step per poter arrivare a corte, non ti rispondono neanche. E poi cosa succede? Qualche testardo investitore va dalla crowdfunding numero 500, che è matematico, che magari ti può anche dare fiducia, dice, tanto così speriamo in Dio che ce la passi buona, ma la società sottostante di controllo obbligatoria per legge gli boccia poi le pratiche perché tu continui a mandargli spazzatura. Va bene? Fermo restando che una società di crowdfunding numero 100, poi magari te la provano anche, sei stato capace, però poi non trovano gli investitori di capitale perché non la conosce nessuno. Se ad esempio in 12 mesi riesci a far finanziare 100 proponenti ipotetici per un compravenduto, io lo chiamo così perché sono agente immobiliare, ma per un interscambio generale di 20 milioni di euro, loro guadagnano una commissione che tra l'altro se la pigliano subito, quindi se ti raccolgono 100.000 loro prendono 100.000 meno la commissione subito, poi dopo se concludi l'operazione o meno sono tutti fatti tuoi. Va bene? Loro quindi guadagnano una commissione che può variare dal 4%, anche addirittura se hai se non sono granché famose anche possono prendere di più, però tendenzialmente è la media è un 5%, quindi può guadagnare dai 700.000 a 1.200.000 euro su 20 milioni di interscambio. Ti assicuro che 20 milioni sono pochissime. Se tu vai nelle piattaforme di crowdfunding e vai a vedere le operazioni concluse, che loro le mettono in maniera anche un po' così, senza marketing, se avessi io questo materiale praticamente lasciamo perdere, e tu fai la somma delle operazioni finanziate, ce n'è milioni di euro, quindi c'è un movimento di denaro veramente miliardario. Quindi tu, nonostante sei una pedina, entrare a corte di queste società, poi ne scegli una ed è quella per la vita, significa per te avere svoltato, avere tutti i finanziamenti che vuoi, perché ripeto, puoi anche fare 7 operazioni nello stesso momento, ci sono cantieri con 40 appartamenti, non è l'ipoteca, non è la garanzia del tuo reddito, non è il capitale sociale della tua società, è tutto un altro discorso. Io questo te lo dico con entusiasmo, fermo restando che non me ne frega niente di dove andrai, vai dove vuoi,
vai dove vuoi, ma quando andrai dovrai utilizzare dei sistemi utilizzati dagli altri che ti permettono di poter arrivare a crearti un rating, un precedente, perché finché non hai precedenti non puoi altro che seguire delle linee, delle direttive che io ti darò per fare in modo che te la approvano la prima operazione, altrimenti sarai sempre sotto zero. Tutti vincono, il proponente, cioè l'investitore, trova i fondi per la sua operazione, cazzo, ha preso un immobile all'asta a 800.000 euro, ha dato una cauzione di quanti soldi non si sa, non va poi a buttare soldi o a chiedere, a raccattare denaro, non sa cosa fare, poi è disperato, sai già che ti approvano perché hai uno storico. Il crowdfunding percepisce un compenso ogni volta che tu proponi un'operazione. Tu sei capace, hai uno storico e guadagnano su di te. Poi il culo te lo fai tu. Gli investitori di capitale ci mettono i soldi, percepiscono un reddito, possono prendere una percentuale dal 7 fino al 13%. Ricordatevi che più è elevato l'importo che ti danno, più è elevato il rischio dell'operazione in termini statistici. Meno ti danno e più è ottima l'operazione. Non è detto che sia sempre così, magari se l'operazione è piccolina ti danno meno perché è molto più facile da chiudere, se l'operazione è un cantiere di 50 appartamenti è ovvio che bisogna aspettare un po' di più, ti danno più soldi, è ovvio. Ma di garanzie nel crowdfunding non c'entra nulla. Il fatto che dietro ci sia un investitore che fino a ieri non sapeva neanche cos'era, che gli hanno approvato l'operazione e lui è un nullatenente, scusate se faccio una cosa estrema, non c'entra nulla con la fattibilità, non è una banca. Valutano altre situazioni. In un certo senso, se ti bocciano la pratica vuol dire che tu come investitore fai schifo, perché ti hanno salvato dalla debacle, ti hanno salvato dal chiudere per sempre, perché se sbagli un'operazione il tuo storico va sotto zero, dici con questo si perdono soldi, hai capito? Quindi ti salvano anche queste società. Se un investitore lavora per entrare in questi ambienti non avrà mai più il problema del budget, mai più, te lo assicuro, poi te li faccio conoscere questi personaggi qua. Più operazioni conclude, maggiore il rating interno alla piattaforma. La piattaforma ti coccola perché ha paura che vai da un'altra parte. Gli investitori di capitale vedono che ci sei tu sempre dietro a quell'operazione, in quella magari in quella determinata zona, e ti coccolano. Dici, aspetta che ci di nuovo un'operazione della Project SRL. Vai cazzo, con questi si guadagna, restituiscono prima, addirittura restituiscono prima e danno lo stesso il tasso di interesse come se avessi aspettato un anno. Wow! Più forte è il suo rating e minore è la commissione riconosciuta e l'interesse versato ai finanziatori. Va da sé che se metti i soldi in un bot, sono garantiti dallo Stato, ti danno 0,1. Se metti i soldi in un fondo di investimento speculativo, io l'ho messi 15 anni fa in una cazzo di miniera, dicono che avrebbero trovato sta miniera, sto oro, eccetera, ci ho messo poco, perché se trovavano l'oro schizzava del 1500%, sono in perdita da quasi 15 anni al 52%, cazzarola, secondo me c'è ancora lì il minatore che sta picchettando con sto cazzo di oro, non lo trovano mai, e sto titolo non vale niente, è spazzatura. È ovvio, era una cosa speculativa, no? Mi è andata male. Certo è che qui investire nel mattone, ripeto, non faccio raccolta di pubblico risparmio, non faccio il tifo per nessun crowdfunding, ma è matematico che un conto è investire in un'operazione immobiliare dove ci sono dei rating, dove ci sono delle analisi di enti certificatori, dove ci sono dei precedenti storici di questa SRL, che mettere i soldi in un fondo di investimento che magari poi finisce come i bond argentini. Fermo restando che in un crowdfunding puoi anche perdere il 100% del capitale e non è una truffa, può succedere, sono casi rari, ma può succedere, non è ancora successo, vedo, ma prima o poi succederà. Però questo non significa che il sistema non sta in piedi, vuol dire che è matematico che su 100 operazioni magari può succedere un terremoto, può succedere un'alluvione, può succedere che quello di sopra fa esplodere lo stabile e la casa crolla, hai perso tutto, ma non è mica colpa dell'immobiliarista. Quello che non può succedere, non deve succedere, è che l'immobile non viene venduto
nello stato di fatto in cui si trova per errate valutazioni commerciali. Quello non può succedere nel crowdfunding, mentre l'imprevedibile può succedere. Bene, ora mi dirai, Franco, io non sono nessuno, porca miseria. Sì, mi sto interessando, sì, ho fatto un'operazione, ma chi mi considera? Ci ho già provato, vogliono 500.000 in su, vogliono soltanto che io abbia, cioè io non ho queste cose. Bene, ok, è una domanda sacrosanta, se no non eri qui per nulla. Quindi nel prossimo video ti faccio conoscere i protagonisti, ti faccio conoscere quelli che fino a ieri erano come te, ti faccio conoscere, fa per dire, ti spiego chi sono, ti farai delle tue ricerche e ti spiego poi ovviamente nei video successivi come diventare come loro. E ti ripeto, qui non stiamo parlando che tu sia un abile investitore, io lo darò per scontato. Se non sai investire in immobili, cosa vuoi diventare ricco con gli immobili se non conosci una nicchia, non hai mai studiato un corso di formazione o nessuno ti ha insegnato, non hai papà che già vi fa queste cose. Quindi do per scontato che tu acquisirai delle competenze o che le hai già acquisite. Ma poi vedrai che queste persone qui avevano il tuo stesso problema e oggi lo hanno risolto, oggi sono in cima alla classifica, ma hanno dovuto iniziare perché anche loro sono partiti come te che nessuno li conosceva. Per ricevere la prossima lezione, ragazzi, se no ve la perdete, non so se l'ho già pubblicata, iscriviti al canale, attiva la campanellina, come ti arriva la notifica vedrai che ci sarà la prossima lezione. Scrivi webinar se ancora non l'avessi fatto, così ti iscrivi e conosci la seconda strategia. Questa è fatta in casa, ragazzi, questa è fatta in casa. Questa significa avere investitori di capitale che ti vogliono bene, che ti conoscono e che ti daranno soldi per sempre, ma non i 500 euro del crowdfunding che poi richiede migliaia di persone. Cioè qui io ti insegno a creare un gruppo si fa per dire, di estranei che non si conoscono ma che ti vogliono bene, che ti danno anche 100, 200, 300 mila euro a operazione. Però bisogna lavorarci, non c'entra niente col crowdfunding, si risparmiano anche molte commissioni, in quanto, cioè, insomma, il 5% della commissione del crowdfunding te la tieni tu in questo caso. Però bisogna lavorarci, ci vuole un paio d'ore, te lo spiego nel colore dei soldi, sei iscritto webinar. Se invece vuoi consigli anche o solo per investire capitali senza metterci il cervello, quindi metterli lì così, scrivi consigli, ti creerò una serie di video che ti daranno la possibilità di scegliere bene, ricordati che io non ti farò mai nomi di società o altro, a meno che io non ne sia il titolare, ok? Bene, nella prossima lezione andiamo a vedere chi sono questi immobiliaristi, diventati immobiliaristi per forza di cose, sono stati costretti a diventare immobiliaristi senza che avessero capitali a disposizione. Dove lo trovi un immobiliarista che quando propone un immobile da 1 milione di euro, magari fino a 2 mesi fa non l'aveva mai fatta una cosa simile, glielo finanziano e magari poi va a concludere con un ROI del 30-40%. Ragazzi, sono numeri che fanno girare la testa, ma bisogna meritarselo, bisogna conoscere gli step e bisogna poi fare le cose per bene, cioè non bisogna far perdere soldi alla gente, questo è molto importante, anche perché poi tu pensi di essertela scampata, diciamo non avevo garanzie, ma ti sei perso una vita di benessere perché poi vieni segnalato come cattivo pagatore, diciamo come nella CRIF, e non ti si fila più nessuno e torni a fare la vita di sempre, ok? Bene, vediamo come diventare uno di loro. Video 2, ci potrebbe essere già il segnale del video 2 a fine video, oppure iscriviti al canale e lo riceverai, penso, entro qualche giorno. Buon business, ragazzi!